tra balneari e parte del mondo politico ormai più che confronto è scontro. Se i balneari, invece di impegnare le proprie risorse attraverso l'esercizio di lobbying parlamentare, avessero lasciato il governo libero di emanare... Finiamola a dipingere i balneari come potente lobby. Va bene. Finiamola di criminalizzare i balneari per meglio colpire. Ma non è... Per meglio colpire. Ma è la terza volta che si parla di potente lobby. Sono dei faticatori che si alzano prima dell'alba e vanno a dormire dopo la... Quindi rispetto per questi lavoratori. Ieri sera al Graffio è emerso che serve un'esatta mappatura perché di fatto manca. Lo chiedono i balneari, come ha sottolineato l'onorevole Salvatore Di Mattina della Lega, che è anche imprenditore del settore. Ma non si può prescindere dalle gare, come oltre al sindaco Salvemini ha sottolineato anche l'assessore al demanio della regione Raffaele Piemontese. Le gare si devono fare per tutelare quei bravi imprenditori balneari che devono avere una premialità nel momento in cui partecipano alla gara, ma per chi pensa di trasformare la concessione in un titolo di proprietà, cioè un bene pubblico, in un bene privato, quella roba lì non può avvenire. Ad ogni modo c'è poco da fare, bisogna rispettare quanto stabilito dall'Europa. Il ritardo dell'Italia è ingiustificabile. È una direttiva del 2006. L'errore è stato dare proroga su proroga e non definirsi, regolamentare, mappare soprattutto